La Rete 2 della Radio Svizzera presenta Buona Vacanza, commissario Maigret, libero adattamento radiofonico di Enrico Colosimo da Maigret s'amuse e Orage sur la Manche di Georges Simenon. Personaggi e interpreti: il commissario Maigret, Adalberto Andreani, la signora Maigret, Flavia Soleri, il commissario Fontaine, funzionario della polizia di Dieppe, Diego Gaffuri, il brigadiere Sellier, sottufficiale della gendarmeria di Dieppe, Gianmario Arringa, la signorina Otard, proprietaria della pensione, Anna Maria Mion, Irma, cameriera della pensione, Anna Bonnel. Gli ospiti della pensione: Émilie Mosley, Mariangela Velti, Jules Mosley, Vittorio Quadrelli, John Miller, Giancarlo Meda, Germaine Molineux, Gabriella Franchini, Gustave, marinaio, Mario Baio, Victor, proprietario del bar Chez Victor, Mario Rovati, Colette, cameriera del Chez Victor, Antoinette Werner. Sonorizzazione: Claudio Laiso. Realizzazione tecnica: Alessandro Caroli. Montaggio: Mauro Tajana. Regia di Enrico Colosimo. Cos'hai, Maigret? Comincio a domandarmi se davvero dobbiamo andare in vacanza. Dimentichi cosa ha detto il dottor Pardon. La pressione arteriosa un po' alta, un esaurimento in arrivo. Non lo dimentico. È necessario prendere una vacanza. Ma non faremmo meglio rimanere a Parigi, signora Maigret? E noi non passeggiamo, per così dire, mai a Parigi insieme. A malapena una volta alla settimana troviamo il tempo di andare a rinchiuderci nel primo cinema che capita. Rimanere a Parigi. Prima o poi sarai costretto a precipitarti al Quai des Orfèvres per occuparti di non so che caso. Ti giuro di no. Adesso dici così. Potremmo andare a Zonzo, nei quartieri dove non mettiamo mai piede, pranzare e cenare in ristorantini divertenti. Sapendoti qui, la polizia giudiziaria ti telefonerà alla prima occasione. La polizia non lo saprà. E nessun altro. Risulteremo assenti. E poi... No, hai ragione tu. Forse è meglio fare un viaggetto. Ti ho promesso da tanto tempo un viaggio in Inghilterra. Ma è magnifico. E potrebbe partire anche subito. Domani o domani l'altro. Il tempo di prepararci. E potremmo pernottare, magari fermarci un paio di giorni sulla costa prima della traversata della Manica. Che ne pensi? Il clima è ottimo. E se si mantiene ancora così, sarà piacevole un breve soggiorno al mare in bassa stagione. Hai ragione, signora Maigret. Mi occuperò oggi stesso delle prenotazioni per il treno, per la nave e di tutto il resto. Avete ascoltato Black Eyes di Niklas Kroch. Ed ora trasmettiamo un breve bollettino meteorologico. Dalle prime ore di questa mattina la Normandia è colpita dal maltempo. In tutta la zona nord-occidentale violente precipitazioni temporalesche rendono difficoltosi i collegamenti stradali nel dipartimento Seine inferiore. La traversata della Manica da Dieppe a New Haven è temporaneamente sospesa. Riprendiamo le nostre trasmissioni di musica varia. Così oggi non si parte.
con le mani in mano io non ci so stare. Sai che faccio? Salgo in camera a prendere Ferri e Lana. Tu mi aspetti? Aspetto, signora Negret. E dove vado con questo tempo? Se spiove un momento, vai al caffè. Devi solo attraversare la strada. Troverai qualcuno per fare una partita. Sapessi che voglia. Piuttosto che star qui, mi sembri un leone in gabbia, scusa. Il caffè di fronte non mi piace. Ce ne sono altri più avanti. Più avanti mezzo chilometro. E poi non sono nello stato d'animo di giocare a carte. Fai come vuoi. Torno subito. Lo sai, la signorina Otarda arriccia il naso a solo vederla, anche spenta. Ci ha fatto più volte rimarcare che non si fuma la pipa. Io... In locali surriscaldati dove sono presenti altre persone. Hai ragione, spazzimenti. Forse avremmo fatto meglio ad andare in un albergo più confortevole. Ce ne sono tanti qui, tanto più trattandosi di una breve vacanza. Già. Ma io ho una moglie economa che si fa dare da chissà quale amica l'indirizzo della pensione Otar, sperduta nel deserto della zona balneare. Maigret. Nel deserto della zona balneare, dove a novembre tutte le porte sono sprangate e non vedi una finestra aperta. E questo è il motivo per cui ci troviamo in una pensione squallida e triste. Maigret. Dove i muri trasudano sconforto e noia. Parla piano, per favore, ti possono sentire. Che sentano. Hai ragione, forse è meglio di no. Ma resta il fatto che una pensione come questa e una proprietaria come la signorina Otar sono un castigo di Dio. Non capisco perché ce l'hai tanto con la signorina Otar. È brutta, è sgradevole, è vecchia. Ha voglia di camuffarsi con sorrisi mielosi. Brutta e sgradevole resta, nonché ultra sessantenne. Avere 60 anni non è una colpa. Per lei sì. Insomma, mi rimproveri d'essere una moglie economa. Ti rimprovero di dare sempre ascolto ai suggerimenti delle tue amiche. Ora, trattandosi di una breve vacanza, come dici tu, di un viaggio di piacere che facciamo insieme, il primo, dopo quello di nozze 25 anni fa, guarda un po' come comincia. Siamo appena partiti. Pazienza, no? Sì, sì, pazienza. Mi dispiace per te che sogni da tanto tempo di conoscere Londra. Appunto, lo sogno da tanto tempo. Lo vuoi che sia un ritardo di 24 ore? Scotland Yard può aspettare. Che c'entra Scotland Yard adesso? Non volevi rivedere i colleghi, scusa, con cui hai lavorato tante volte. Sì, ma non è che ci andiamo apposta. Un momento per salutare i colleghi inglesi salterà fuori. Ma lo scopo di questo viaggio era di farti stare 10 giorni a Londra. E invece che succede? Tempesta sulla Manica e il piroscafo non parte. Zitto, sta arrivando qualcuno. Non c'è niente di importante alla radio a quest'ora. Lei, signorina Otar, c'è qualche buona notizia? Il signor Miller è andato al porto a sentire se ci sono novità. Devono aver staccato il telefono laggiù, risulta sempre occupato. Loro che fanno? Eventualmente partono? Il signor Miller è tutto il giorno che va e viene dalla stazione marittima. Pare che caschi il mondo se non torna oggi stesso in Inghilterra. Noi restiamo, no, Maigret? E con questo tempo chissà che traversata. Anche i signori Mosley restano. Sono in viaggio di nozze e la sposina teme il mal di mare. È una donna simpatica, mi pare. Quanti anni ha? 40. Oh, io credo che ne abbia poco più di 20. Io credo 40. Come la signorina Moulinot. L'ha conosciuta, no? La signorina Moulinot. È una maestra. Quella col viso triste triste, che è sempre seduta accanto alla finestra della sala da pranzo. Quella? Ma non è che sia triste, triste, come dice lei. È qui da 3 settimane per rimettersi. Soffre di depressione, poverina. Dice che è distaccata dal mondo. Lei qua, il mondo là. 40 anni. Ma non è sposata. Ma del resto non sono sposata neanch'io. Pretendenti, certo, io ne ho avuti. Ma li ho messi tutti alla porta. Perché? Come perché? Perché li ha messi alla porta? Perché gli uomini, io li conosco, vogliono una cosa sola. E una volta che l'hanno ottenuta, pigliano il volo. Non tutti.
Qualcuno resta e fa il nido. Lo fa con un'altra. Lo so per esperienza. E non mi stanco di mettere in guardia Irma, che ha 16 anni. E solo perché fa la cameriera sembra una preda facile. I mosconi le ronzano intorno mattina e sera. Ce n'è uno insistente, poi, ma così insistente che... Che se lo vedo ancora qui in giro, lo denuncio. È così carina Irma, graziosa, servizievole. Alzi gli occhi e già davanti a te ti chiede cosa desideri. E l'altra cameriera? Jean? Non so, si chiama Jean? Sì, una è Irma, l'altra è Jean. Ecco, Jean, non la mette in guardia? Ormai, che vuol più mettere in guardia? Bisognava pensarci 5 anni fa. Bisognava metterla in guardia allora. Ma aveva più di 20 anni, ci si poteva mettere da sola. E invece no. È rimasta incinta ed è nato Pierre. Pierre? Ma sì, Pierre, il bambino di Jean, che io ho fatto ricoverare in un buon istituto di suore a Rouen. E il padre? Jean non ne parla. Forse non lo sa nemmeno lei chi è. Mi scusi, non muovi. Irma? Irma! Sono qui! Ancora non hai finito di lucidare le posate? No! È tornato il signor Miller? Eccolo, arriva adesso! Ma signor Miller! Ma mi bagna tutto il pavimento! I'm sorry, Miss Walker, but I'm in a hurry. My boat is leaving. Ma il piroscafo parte? Sì, il piroscafo parte. Ma come parte? Sfidando il maltempo? Il maltempo, sì. Can I have my luggage down, please? Il bagaglio giù, per favore. Il bagaglio? Jean, porta giù la valigia del signor Miller! Sono 3! Va bene! Thank you very much. Can I have my bill, please? Bill. Il conto, per favore. Ah, il conto, quello già preparato, venga con me. Ma come mai il piroscafo parte? È nostro assoluto. Assoluto, assoluto. Non partire con questo tempo e la parte. Signorina Otare. Sono io. Polizia. È lei che aveva come cameriera la signorina Jean Fenard. Perché avevo? Oh. Jean Fenard è stata uccisa. Ma davvero? Con un colpo di pistola. Ah sì? E quando? Non ci crede? No. Ho l'aria di chi scherza? Sono il commissario Fontaine. La prego di seguirmi per identificare il cadavere. Dio mio. Allora è vero. Vuol venire? Ma sì, sì, un momento. Cambio le scarpe e prendo l'impermeabile. Faccia presto. Sì, un momento solo. E che nessuno esca dalla pensione fino al nostro ritorno. Ma sì, sì. Lascio qui il brigadiere Sellier. Sì, sì, un momento. Maigret. Hai sentito? Perché non dici chi sei? Sono in vacanza. E posso permettermi l'anonimato. E poi sto leggendo questa splendida rivista di numismatica. È pronta, signorina Tar? Sono pronta. Sì, sono pronta, sono pronta. Ecco, dove dobbiamo andare? All'obitorio. Santissima Vergine. Ma come sarebbe, padrona? Jean è morta. Irma, tu non te ne occupare adesso. E non aspettare che torni io. Servi pure la cena. E accendi la radio. A quest'ora ci sono le musiche di operetta. È quello che ci vuole per distendere i nervi. Dico bene, commissario? Dice bene, signorina Otar. Io mi domando com'è possibile che...
Insomma, una persona se ne va tranquilla per i fatti suoi e pam, l'ammazzano. Ma allora ci sono dei mostri anche a Dieppe. Quella povera donna. L'ho trovata io. Lei, signor brigadiere, e come? Per caso. Abito in Rue de la Digue. Dov'è Rue de la Digue? Vicino al porto. Una piccola strada, non ci passa mai nessuno. Io abito in fondo, subito dopo la manifattura dei tabacchi, a destra. Stasera camminavo svelto, a testa bassa. C'era pioggia e vento, non vedevo l'ora di togliermi l'uniforme tutta bagnata. A due passi da casa, nemmeno 20 metri, ho visto un corpo per terra. Mamma mia, che paura. Lì per lì ho creduto che fosse un ubriaco. Ogni sera ce n'è uno sul marciapiede. Anche d'inverno? Soprattutto d'inverno. Fa freddo, per riscaldarsi si comincia con un bicchiere, poi un altro ancora. E si finisce distesi sul marciapiede di Rue de la Digue. Adesso non è che Rue de la Digue sia il ricettacolo degli ubriachi di Dieppe, signore. Signore? Mosley, Jules Mosley. E la signora qui è mia moglie, Émilie Mosley. Piacere, signora. Io mi chiamo Gustave Sellier. Molto lieta, signor brigadiere Sellier. Dunque, dicevo che ho visto una figura per terra, immobile. Mi sono chinato, ho tastato al buio, ho sentito che era una donna. Come l'ha sentito? Ho tastato il viso, le spalle, poi più giù. Era una donna perché so come sono fatte le donne. Lo sappiamo noi uomini, signor brigadiere, Adesso smettila, Jules, sporcaccione. Scusami, cara. Posso continuare? Prego, prego, signor brigadiere. Dunque, dicevo che era una donna. Ho chiamato gente. L'abbiamo trasportata nella farmacia all'angolo di Rue Paris, dove abbiamo constatato, ahimè, che era morta. Io l'ho riconosciuta perché conosco tutte le facce del quartiere. E ho detto al commissario, sa chi è? È una cameriera della pensione Otard. Si chiama Jeanne, Jeanne Fénard. Maigret, di qualcosa. C'erano delle valigie vicino al cadavere? No, perché dovevano esserci delle valigie? Non lo so, domando. E da dove veniva la ragazza? Andava verso il porto o tornava dal porto? Lei mi fa una domanda, signore. Aspetti, mi faccia riflettere. Da com'era girata quando è caduta, e se nessuno l'ha mossa, penso che tornasse dal porto e venisse in questa direzione. Scusate, ma il caminetto acceso, la stufa, il caldo mi ha messo una gran sete. Beva qualcosa, su. Un bicchiere di vino bianco, Irma. Veramente io sono in servizio, non potrei... Non faccia complimenti. Prego, prego, signor brigadiere. Grazie. Secondo me è un delitto passionale. Quella donna era un po', come dire, se le signore mi permettono, era un po' allegra. Frequentava i locali di marinai di fronte al porto. Oh, ma allora, se si tratta di un delitto passionale, vuol dire che la vittima se l'ha cercato. Ciò che mi stupisce è che l'assassino si sia servito di una pistola. I marinai, se non lo sapete ve lo dico io, preferiscono adoperare il coltello. Signorinota! Oh, ci dica qualcosa. Irma! Che aspetti per servire il vitello? Allora, e com'è andata, signorina Otar? Non mi faccia parlare, signora Mosley. Vedere lì, stesa su un tavolo, la mia povera Jeanne. Oh, Jeanne! Non piangere, Irma! E spegni quella radio. Ha saputo qualche particolare? Oh, ho saputo tante cose. Ma si renderà conto, signor Mosley, che non sono autorizzata a divulgarle. Signor brigadiere, le hanno dato qualcosa? Un po' di vino? Beh, sì, un bicchiere. Venga, ne bevo un altro. Grazie. Il commissario viene subito. L'ho lasciato che telefonava a New Haven. A New Haven? Maigret, non dici niente. Che vuoi che dica? Secondo me, la signorina Otar avrà informato il commissario della partenza precipitosa di John Miller. E dunque, per il momento, la polizia seguirà la pista dell'ospite inglese. Mi riammalerò un'altra volta. Sapesse che effetto produce un fatto del genere sui miei nervi. E sui miei no? E ci pensa che pubblicità avrà la mia pensione? Dovrò chiuderla, vedrà. Una cameriera come Jeanne, che avevo impiegato mesi, anni, a istruire, a tirare su. Irma, la crema! Ah, ecco il commissario. Il piroscafo non è ancora arrivato a New Haven. Mi avvertiranno. Nel
frattempo interrogherò le signore e i signori ospiti della pensione. Spero che non me ne vorranno. È il dovere che mi costringe, ma non vorrei interrompere la cena. Abbiamo già finito. Può sistemarsi nel salotto, signor commissario. Lì c'è anche il telefono a sua disposizione. Venga, mi segua. Se gli è uno per volta. Comincerà con quella signora a capotavola. Lei, signora, prego. Io? Sì, lei, si accomodi. Si segga, prego. Grazie. Si chiama, signora? Louise Maigret. Maigret con AI o con E? Con AI. Come il famoso commissario? Sì. Lo conosce? Abbastanza. È suo parente, per caso? È mio marito. Ma allora il commissario Maigret è qui? Sì. Oh, grazie, signora. Può tornare in sala da pranzo. Maigret... Questa è bella. Lei, signore, lei, venga, venga, si accomodi. Ah, illustre collega, voleva giocare con me come il gatto col topo, vero? Confessi, burlone. No, davvero, io... E pensare che l'avrei interrogato come uno qualsiasi. Sottoporre a interrogatorio il commissario Maigret. Diventavo la favola della polizia francese. Ma no, e poi io sono in vacanza. E noti che questi, non chiamiamoli interrogatori, diciamo quattro chiacchiere. Queste quattro chiacchiere con gli ospiti della pensione io le faccio più che altro per debito di coscienza. Primo, per ammazzare il tempo. Secondo, aspettando che giungano notizie da New Haven. Ma lei che era qui sul posto mentre maturava il delitto, se così si può dire, lei deve avere già un quadro preciso in mente. Non dico il nome dell'assassino, ma qualche indizio, sì, qualche sospetto. Insomma, non le sarei veramente grato, commissario Maigret, se... Le giuro che non ho la più pallida idea. E poi le ripeto, io sono in vacanza, mia moglie glielo avrà detto. A parer mio, il punto è questo. Chi sapeva che la cameriera sarebbe uscita? Nessuno. Voglio dire, tutti e nessuno. Perché tutti e nessuno? Perché bisogna risalire ancora più in là. Quando è che la cameriera ha deciso di uscire? Ma ha deciso lei di uscire o è stata costretta a uscire? Ecco che mi rendo conto di quanto sia difficile il ruolo del testimone. Io stesso sono incapace di elencare con precisione chi c'era in casa in quel momento, cioè mentre la cameriera Jeanne usciva, e chi non c'era. Perché era occupato? Sì, leggevo un articolo sulla monetazione delle sedi vacanti pontificie. Ah, capisco. Sentivo rumori, movimento, voci, ma in sottofondo. La signora Moslet, per esempio, prendiamo lei. Era al pianerottolo? Non c'era? E se non c'era, dov'era? Che faceva? E la signorina Molinot, la maestra? Giusto, la maestra! Segliè, fai entrare la maestra! Signorina Molinot, prego. Segga, segga. Dov'era quando la cameriera è uscita, signorina Germaine Molinot? Germaine, vero? Sì, mi chiamo Germaine. Mi trovavo in sala da pranzo e... Che cosa ha visto? Niente. Che dovevo vedere? La cameriera Jeanne che usciva, no? Ah, quella, sì, portava due grosse valigie del signor Miller. Il signor Miller ne aveva un'altra. Uscito lui, Jeanne gli è andata dietro. È rimasta sempre in sala da pranzo, signorina Molinot? No, sono salita un momento in camera. In camera, eh? Avevo mal di testa e ho preso una compressa. L'ultima che avevo. Quanto tempo è rimasta in camera? Quanto sarò rimasta? Il tempo di salire e scendere, riempire un bicchiere d'acqua, inghiottire la compressa, non so, direi 5 minuti, 10, ma nemmeno. Poi è tornata giù? Sì. E non si è più mossa dalla sala da pranzo? No. Per un po', no. Come per un po'? Qualche minuto dopo sono uscita. Con questa pioggia? E per andare dove? Eh? Forse in farmacia? Anche. Avevo voglia soprattutto di vedere il mare in tempesta. È uno spettacolo stimolante. Credo sia per me. Pronto? Qui Fontaine in persona.
Un momento, prego. La ringrazio, signorina Molino. Può andare. Come? Sì, sì. È proprio sicuro? Va bene. Cioè, va male. Se ci sono altre novità, me le comunichi subito. Notizie da New Haven. Pare che nessun passeggero di nome John Miller sia sbarcato dalla nave proveniente da Dieppe. Che ne pensa, Maigret? Nessun passeggero di nome John Miller e corrispondente ai connotati trasmessi è sbarcato a New Haven dalla nave proveniente da Dieppe. Sellier, fai entrare la cameriera Irma. Caro Maigret, a questo punto la faccenda si complica. Mi dica un po', Irma, le risulta che Jeanne avesse dei nemici? No, signore. Che lei sappia, si sentiva minacciata da qualcuno? No, signore, non so, non credo. In questi ultimi tempi com'era? Più nervosa del solito? No, signore, non mi pare. Si lagnava di tutto, come sempre, non le andava bene niente. Stamattina, per esempio... Stamattina? Niente. Avanti, su, non abbia timore. Con me può parlare apertamente come a un confessore. Stamattina? Stamattina ha detto che non sarebbe rimasta a lungo in questa baracca, in questo letamaio di pensione. Baracca, letamaio di pensione? È molto interessante. Perché? La signorina Otar non vi tratta bene? No, signore, non ho detto questo. Jeanne aveva qualche uomo? Qualche, non lo so. Uno certamente. Perché certamente? Perché aveva sempre paura di rimanere incinta. Incinta? Ecco! Può dirmi il nome? Gustave. L'aspettava nel vicolo quasi ogni sera. È un marinaio. Di che vicolo parla? C'è la cucina, no? Dalla cucina si esce in un cortiletto e qui c'è una porticina che dà sul vicolo. Il vicolo, la porticina? Ma è tutto chiaro. Senta, Irma. Sì? Lei è uscita nel pomeriggio? Per un momento... A che ora? Verso le 5. E dov'è andata? Dal fornaio. Avevo voglia di un croissant. Non lo dica alla padrona. Può andare, Irma. Non lo dica alla padrona, mi raccomando. Stia tranquilla, può andare, grazie. Avanti un altro, Sellier! Si accomodi lei, signore. Eccomi. Posso sedere? Prego. Mi chiamo Jules Moslet e sono ai suoi ordini, signor commissario. Non le ordino niente. La prego solo di rispondere alle mie domande. Domandi pure. È uscito nel pomeriggio? Sono uscito, signor commissario. Dove sono andato? A comprare le sigarette. A che ora? Alle 5:05, 5:10. Ma sono rientrato quasi subito. Un tempo da lupi, non invogliava a restare fuori. Un momento. Conosceva la vittima? Beh, l'ho vista certamente. Serviva a tavola, rassettava le camere. Ho dedotto che fosse una cameriera. Basta così. Può andare. Grazie. Ah, faccia venire la sua signora. Grazie, sempre ai suoi ordini. Venga, venga, signora Mosdè, e chiuda la porta. Qui, qui, vicino a me. Si accomodi e mi dica. È uscita oggi nel pomeriggio? Sono obbligata a rispondere, naturalmente. Obbligata, no. Direi però che è consigliabile. Non mi fraintenda, signor commissario. Non ho niente da nascondere a lei. A mio marito sì. Spero che comprenda. Se non si spiega, gentile signora, come vuole che comprenda? Mio marito, vede, ha un certo successo con le donne. La cosa certo mi lusingherebbe se lui poi filasse diritto. Invece è uno che ci sta subito. Non so se mi spiego. Si spiega. E devo stare in guardia. Ecco perché sono uscita. Sono uscita perché è uscito lui. Volevo scoprire dove andava. L'altra sera abbiamo preso un aperitivo da Chez Victor e aveva messo gli occhi su una entreprise brasiliana. E dove era diretto? Jules? Sì, da Chez Victor. Lo sa lei? Io no, per questo glielo domando. Non lo so nemmeno io. Ma scusi, si è detto un attimo fa di averlo seguito. No, ho detto che sono uscita perché è uscito lui. Certo che volevo seguirlo, cerchi di capirmi. Non chiedo altro. Ho infilato il paltò. Mi sono affacciata fuori, ho aperto l'ombrello e lui stava svoltando l'angolo. Quando ci sono arrivata io, ho visto un impermeabile grigio. Jules l'impermeabile grigio e gli sono andata dietro. Cammina, cammina,
Mi sono accorta che non era Jules quando è passato davanti a una vetrina illuminata. Così sono tornata alla pensione e ho fatto finta di niente. Ecco, ecco. E suo marito era già rientrato? No, perlomeno non l'ho visto. Io sono salita subito in camera, poi è venuto anche lui. Ma come faccio a sapere se è salito appena tornato o se prima si è trattenuto qui al piano terra, in salotto o in sala da pranzo? Deve sapere che... Grazie, grazie. Può andare, signora Mosley. Vede, Maigret, non lascio niente al caso, come può constatare. Vedo, vedo. Sono perfettamente d'accordo con lei. Sarei molto stupito se quell'inglese, quel John Miller, per esempio, non c'entrasse niente. La signorina Otar mi ha detto che era alloggiato nella pensione da parecchi giorni. Parlava poco, anche perché conosceva pochissimo il francese. Se gli si domandava qualcosa, rispondeva evasivamente. Pagava puntualmente, in franchi, però sempre con una gran quantità di moneta spicciola. E questo è curioso, non le pare? È anche scomodo, direi. Usciva solamente la mattina. La signorina Otar l'ha intravisto al mercato. Si interessava, sembra, alle uova, al pollame. E ai borsellini delle casalinghe, chissà. Lei dice che fosse un borsaiolo? Dico che si spiegherebbe la quantità di spiccioli. Se è sbarcato in Inghilterra sotto falso nome... E con la barba finta, magari. È segno che aveva qualcosa da nascondere. Anche un delitto. Allora? Anche? Perché no? Motivo di più per intensificare le ricerche. Ma intanto, mi scusi un momento. Elie, signor commissario, entra e chiudi la porta. Tu rimani qui, Elie. Sì, signore. Io vado al bar chez Victor. Mi accompagna, vero, Maigret? Spero di incontrarvi quel Gustave che ha detto Irma. Sono proprio curioso di sapere se è lo stesso Gustave, detto dente scassato, di cui ci siamo occupati altre volte. Ecco i due grog al rum. Aspetta, tu sei Colette, vero? Sì, signor commissario. Di un po', a che ora è venuta Jeanne? Jeanne chi? L'amica di Gustave. Ah, quella, poveretta. A che ora è venuta? Quando? Oggi. Oggi. Non mi pare di averla vista. Ma veniva spesso, no? Oddio, spesso. Veniva, ma non entrava. S'affacciava e guardava se c'era l'amico. Lui, se c'era, s'alzava e la raggiungeva fuori. Oggi c'era l'amico? Gustave? Eccolo là, seduto a quel tavolo con... L'ho visto che è là. Voglio sapere se c'era anche nel pomeriggio. Io ho preso servizio da mezz'ora. Perché non lo domanda a lui? Gustave! Avvicinati. Lo domandi a lui. È più semplice, no? Non è? Vengo, padrone. Le serve qualcosa, commissario? Hai visto Jeanne oggi? Lei che gliene importa? Sono affari miei. Abbassa la cresta, Gustave. Sono soprattutto affari miei, perché Jeanne è morta, non lo sapevi? Che palle mi racconta? È stata assassinata. Sì? E dove? In Rue de la Digue. Le hanno sparato. Hanno ammazzato Jeanne. Che storia è? Perché nessuno me l'ha detto? Ti ho fatto una domanda. Oggi l'hai vista o non l'hai vista? Va bene, meglio dire la verità. Tanto più se è successo quello che lei ha detto. Te, è venuta qui. A che ora? Non me lo ricordo. Ero tutto preso perché mi stavo giocando 10 aperitivi con François. Può chiederlo a Victor che... Erano le 5? Chi lo sa, forse. E Jeanne che ha fatto? È entrata? No, non ho mai permesso a una donna di entrare nei caffè che frequento. L'ho vista sulla porta e mi sono un po' seccato. Sono andato a dirle una volta per tutte che mi doveva lasciare in pace. Quindi avevate litigato? Sì e no. Ma lei non mi crederà. Prova a dirmelo. Mettiamo che avessi delle idee su un'altra donna e Jeanne fosse gelosa. Chi sarebbe l'altra donna? Una che Jeanne si è portata dietro una volta che andavamo a ballare. Il nome? Non lo so. Non lo sai, eh? Vuol sapere chi è? E io glielo dico. Tanto non l'ho neppure toccata. E anche se è minorenne non potete farmi nulla. Si può sapere, insomma, chi è?
quell'altra ragazza che lavora alla pensione Otar. Ah, la piccola Irma. E che cosa hai detto con esattezza a Jean? Di lasciarmi in pace. O le davo una lezione che non se la scordava più. E poi che hai fatto? Sei tornato al tavolo del tuo amico? No, ero su di giri. Per calmarmi ho piantato François e sono andato a vedere un piroscafo che partiva. Con quel vento la manovra non era facile. E adesso che fa? Mi arrestano? Ancora no. Allora posso andare? Vai. Non si faccia scrupoli, commissario. Non sarebbe la prima volta che se la prende con me. Dica un po' una cosa. Jeanne è morta sul colpo? Mi seccherebbe se avesse sofferto. Che ne pensa, Maigret? Forse quel tipaccio mi ha nascosto qualcosa. O forse no. Naturalmente gli metterò un agente dietro. È il mio metodo. E credo sia anche il suo, no? Volere un risultato immediato ad ogni costo è un errore. Ci si stanca e non si ricava niente. Offro io. Lei è un ospite. Grazie, a buon rendere. Viene con me? Dove? Al commissariato a tenermi compagnia. Butto giù il rapporto prima di tornare a casa, tanto stasera non c'è altro da fare. Alla pensione Otaro ho lasciato il brigadiere Salier per qualsiasi evenienza. Preferirei rimanere qui a sentire un po' di musica e a bere ancora qualcosa. Non se l'abbia male. Non dimentichi che sono in vacanza. Ah già. Allora, arrivederci. A domani. A domani, Fontaine. Per favore, avete dei fiammiferi, padrone? Certamente. Ecco a lei, signore. Grazie. Beve ancora qualcosa? Sì, un Calvados. Una bottiglia di Calvados, Colette. Porta un Permadroit stravecchio e due bicchieri. Offro io, se permette. La ringrazio, molto gentile. Posso sedere? Prego. Grazie. Lei non è mai venuto qui? È di passaggio? Di passaggio, sì. Ah, è un amico del commissario Fontaine? Un amico, sì. È meglio che l'avverta, allora. Qui non trova delle professioniste e se le cerca. No, io non le cerco. Ah, ecco. Può ballare, se crede. Offrire un bicchiere a quelle due che ballano da sole, ma per il resto... Sa perché ballano da sole quelle due? No, perché? Un'ora fa piangevano, tutte e due. Le ho tirate su a forza di cognac. E certo non fa piacere se ti dicono che è morta un'amica. Un incidente? Ma che, l'hanno ammazzata a 100 metri da qui. Una ragazza di Villecomtois. Villecomtois? Sì, Villecomtois, nello Cher. Faceva la cameriera in una pensione. Si è beccata una pallottola nella testa, un colpo a bruciapelo. Ah. D'altra parte era già buio. Con quel vento e quella pioggia, anche a 3 passi era impossibile mirare giusto. Ma bruciapelo. Ah già. E l'assassino l'hanno preso? E quando lo prendono? Secondo me non è uno del posto. Qui da noi fanno a pugni, al massimo qualche coltellata. Ogni sabato ne sbatto fuori qualcuno prima che scoppi una rissa. Dopo questo fatto, però, non mi sento più tranquillo. Ecco il Calvados. Oh, bravo. Prego. Saluto. Alla sua, signora. Il signor Maigret scende subito, commissario. Era ancora a letto. Questa notte è rientrato tardi, bussando e scampanellando e svegliando tutti, che erano già abbastanza innervositi per quello che è successo. Io poi devo dirle che non ce la faccio più. Ah, eccolo, il signor Maigret. Buongiorno. Oh, buongiorno, caro Maigret.
Forse sono venuto troppo presto. Non pensavo di trovarla ancora a letto. Stanotte ho fatto tardi. Lo so. Lo so che lo sa. Ma le assicuro che non intendevo assolutamente alludere a... Signorina Otar, può aspettare di là, per favore? Le assicuro che non intendevo alludere alla bottiglia di Calvados e alla sua chiacchierata con quel birbante di Victor. Ma io... Mi sono permesso di disturbarla piuttosto perché abbiamo fatto una scoperta molto interessante. Ho riunito tutti nella sala da pranzo, sa perché? Perché fra loro, adesso ne sono certo, c'è l'assassino di Jean Fenard. O l'assassina. Guardi qua. È un menù. Della pensione Otar. Supo champignon... Omelette aux épinards. Il menù dell'altra sera, la sera prima del delitto. Al supo champignon era disgustoso, per non parlare dell'omelette. Bene, questo cartoncino, questo menù, è stato trovato stamattina per puro caso sul marciapiede di Rue de la Digue, a 2 metri dal punto dove è caduta la Fenard. Era fradicio e imbrattato di fango, ma ancora leggibile. L'abbiamo ripulito come meglio si poteva. La presenza di questo cartoncino sul luogo del delitto sta a confermare, secondo me, che l'assassino ha qualche rapporto con la pensione Otar. Dico l'assassino perché non penso che la cameriera abbia gettato il menù prima di spirare, ammesso che lo avesse lei. Che ne pensa? Beh, sì. Secondo me, l'assassino o l'assassina lo aveva in tasca dal giorno avanti. Forse non se ne ricordava più. Forse quando ha estratto la pistola il cartoncino è caduto. Che significano quei numeri scritti a matita? 79 per 140, 160 per 80. Deve averli scritti qualcuno a tavola l'altra sera. È evidente, uno degli ospiti della pensione. Per questo li ho riuniti tutti in sala da pranzo. Possiamo interrogarli una seconda volta. La prego, mi dia una mano. Faccio entrare per prima la sua signora. Signora Maigret, venga, per favore. Signora Maigret, solo un'informazione. L'altra sera ha visto qualcuno a tavola che scriveva su questo menù? No, non mi pare. Neppure prima o dopo la cena? Ci sono dei numeri, vede? 79 per 140, 160 per 80. Sì, sì. Ma... Cosa c'è? Su, parla. No, niente. Non dire niente, signora Maigret. Ti è venuto in mente qualcosa? Che cosa? Non so, potrei sbagliarmi. Questi numeri sono cifre da sarta. Cioè? 1,40 m è l'altezza di un tessuto. Come anche 80 centimetri. 79 è l'altezza media di una gonna. 79 per 140 potrebbe essere il metraggio corrente per una gonna pieghettata. 79 centimetri di una stoffa alta 1,40 m. Se però la stoffa è alta 80, allora per la stessa gonna ci vorrebbe un metraggio che è il doppio dell'altezza, cioè 160, e quindi 160 per 80. Ma forse non mi sono spiegata bene. La ringrazio, signora Maigret. Ti sei spiegata bene, signora Maigret. E come ti sei spiegata? Signorina Otar, prego. Eccomi. Ora torna in sala da pranzo, cara. Sì. Signorina Otar, guardi questi numeri scritti a mano qui sul suo menù dell'altro ieri. Che ne dice? Dico che questi numeri non c'entrano col menù. Che in ogni caso viene battuto a macchina senza la benché minima correzione. Da me, personalmente. E perciò non li ho scritti io. E dico anche che se la polizia continua a bivaccare nella mia pensione, non avrò più clienti. Mi interessano quelli che ha adesso. Per questo le farò alcune domande che non mi sono venute in mente ieri. Da quanto tempo la cameriera Jean Fenard era al suo servizio? Da 6 mesi. Gliel'ha mandato all'ufficio di collocamento? No. La conosceva già? Sì. Dove l'aveva conosciuta? Al mio paese. Lavoravamo tutte e due all'Agneau d'Or. Lei come cameriera e io come cassiera. Cos'è l'Agneau d'Or? Un ristorante? Albergo ristorante. E dove si trova? Ma gliel'ho detto, al mio paese, Villecomtois. Ah, ecco, Villecomtois, nello Cher, vero? Sì, signor Maigret, nello Cher. Villecomtois.
Permette Fontaine, commissario Fontaine, che faccia anch'io qualche domanda alla signorina Autard. Si figuri, è proprio quello che desidero. Signorina Autard, a quel tempo la cameriera Jeanne aveva già avuto il bambino? No, Pierre è nato circa 4 anni fa. Io sono a Dieppe da 7. Jeanne invece è sempre rimasta a Vicomtois? Immagino. Quindi Pierre è nato a Vicomtois? Immagino. Che però Jeanne non godesse fama di ragazza seria, questo non ha bisogno di immaginarlo. No, ma era una compaesana e aveva bisogno di lavorare. 6 mesi fa, una sera che pioveva come ieri, mi si presenta alla porta con una valigia e con il bambino in braccio che tremava di freddo. Lei che avrebbe fatto al posto mio? Io li ho fatti entrare. Erano affamati, si sono seduti a tavola. E poi ho pensato... Non ho più bisogno di lei, signorina Autard. Ah, per favore, faccia entrare il signor Mosley. Va bene. Signor Mosley, vogliono lei. Venga, per favore, si accomodi. Guardi questo, signor Mosley. L'ha scritto lei? Quando mai ho compilato un menù? Dico quello che c'è scritto sopra, a matita. Che sono numeri? Non capisco. Conosceva la povera Jean Fenard? Ma certo che la conoscevo. Gliel'ho già detto. Siamo qui da diversi giorni. Il commissario Fontaine forse voleva dire prima. Già, volevo dire prima. Beh, effettivamente l'avevamo già incontrata, sia io sia mia moglie. A Dieppe? No, a Vicomtois. Noi abitiamo a Vicomtois. Jeanne era la cameriera della New Door. Abbiamo conosciuto lì anche la signorina Autard. Per questo adesso in viaggio di nozze ci siamo fermati qui. Con mia moglie abbiamo pensato che era meglio farci ospitare da una del nostro paese. Permette ancora una domanda, signor Mosley. Le dispiace, commissario. Prego. Lei sapeva che qui a Dieppe, in questa pensione, avrebbe ritrovata quella Jean Fenard? No, davvero. Bene, bene, può andare. Mi mandi la sua graziosa signora, per favore. Ma certo. Le sarei grato se continuasse a interrogare lei, Maigret. Oh, ma io sono in vacanza, sono in incognito. Si avvicini, signora Mosley. Prego. Lei, signora, è nata a Vicomtois? No, a Herbemont. Mi sono trasferita a Vicomtois 3 anni fa. Come mai? Mio padre aveva comprato un albergo. L'anno scorso è morto. Bisognava pensare alla gestione dell'albergo. A mandarlo avanti da sola non ce la facevo. Avevo conosciuto Jules, che mi era subito piaciuto. Lui era solo, non faceva niente. Ci siamo sposati. Come si chiama l'albergo di suo padre? Si chiamava L'Agneau d'Or, ma gli abbiamo cambiato nome. Adesso è... Mi tolga una curiosità, signora. Scusi la mia indiscrezione. Lei è sempre così elegante. Ho visto che sfogliava qui in soggiorno una rivista di abbigliamento, La Mode du Jour. È vero, signor Maigret. Mi piace tenermi aggiornata. Ah, bei vestiti. Ne parlavo con mia moglie. Li compra a Parigi? Oh no, al nostro paese c'è una sarta eccezionale che lavora veramente bene e non ha grandi pretese. Poi lei ha una taglia da indossatrice. Un 42, direi. È vero, si intende di moda. Mi diletto. Vediamo se indovino. Ecco, per esempio, con una stoffa alta 1,40 m... che metraggio le occorrerebbe per la gonna? Io dico 79 centimetri. Beh, dipende dal modello. Se la voglio pieghettata, sì. E con un'altezza di 80 ci vorrà 1,60 m di stoffa. Sì, è vero. Voi uomini siete davvero imprevedibili. Perché? Proprio in riferimento alla Mode du Jour che diceva lei, quella rivista che avevo trovata qui nel soggiorno. L'altra sera la sfogliavo e m'ha colpito una gonna firmata da Christian Dior. La stoffa descritta poi era una delizia. L'ho mostrata a mio marito. E lui, che farebbe qualsiasi cosa per vedermi felice... Lui ha preso nota delle misure 79 per 140 e 160 per 80. Sono queste le misure, vero? Sì. E le ha scritte... Le ha scritte su un pezzo di carta. Sul menu della cena. È possibile? È possibile.
Se la trovava, ha detto, avrebbe comprato quella stoffa a qualsiasi prezzo. Grazie, la prego di scusarmi per la divagazione, signora. E anche lei, commissario Fontaine. Ma diamine, e poi non ho più bisogno della gentile signora Mosley. Mille grazie, per il momento può tornare di là, signora. Oh, grazie a lei, signor commissario. Io ero convinto invece, guarda un po', che l'assassina fosse proprio la signora Mosley. Dice di essere uscito per pedinare il marito e poi non si sa come dice che lo perde. Ma come lo perde? Gli va dietro, a un certo punto non è più lui. A volte capita. A lei non è mai successo di pedinare l'uomo sbagliato? A malincuore devo dire di sì. E sempre a malincuore devo ammettere che i numeri sul menu scagionano la signora Mosley. E scagionano tutte le donne della pensione. Le proprie misure una donna le ha fisse in testa, non occorre che se le annoti. Va bene, sappiamo chi è l'assassino. Ma che delitto gli contesto, se non so il movente? Lo deduca? Come lo deduco? Oh, un pizzico di fantasia, Fontaine, andiamo. Chi è che ha i soldi in casa Mosley? La signora, l'albergo è suo. Una moglie piena di soldi, gelosa e prepotente. E il signor Mosley deve rigare diritto per non perdere il pane quotidiano, no? Niente più amorazzi per il presente e per l'avvenire. E per quelli passati, che si fa? Una pietra sopra. Ma mettiamo il caso che la signora Mosley non sia il tipo da pietra sopra. Mettiamo il caso che il viaggio di nozze faccia tappa a Dieppe, dove la signorina Autard ha accolto e assunto come cameriera una ragazza vissuta a Villecomtois. Mettiamo il caso che a Villecomtois la ragazza in questione abbia amoreggiato anni addietro con un giovanotto senza arte né parte, tale Jules Mosley. Allora mettiamo anche il caso che Jules Mosley sia il padre del bambino. E che abbia preso il volo allontanandosi da Villecomtois all'annuncio dell'imminente arrivo della cicogna. E Jean Fenard, quando lo vede sbarcare qui con la moglie ricca, che fa? Lo ricatta. E siccome il signor Mosley non ha alcuna intenzione di perdere il buon pane quotidiano... Eh già, è proprio così? È proprio così. Signor Mosley, si accomodi. Vieni anche tu, Sellier. Bene, io vado a prepararmi, Fontaine. Il battello per New Haven dovrebbe partire fra 2 ore. Maigret! Maigret, che fai? Non riesci ad accendere la pipa? C'è vento! Ma ci riuscirò lo stesso. Ah, dimenticavo. Prima di partire il commissario Fontaine ha lasciato questo biglietto per te. Ho le mani occupate, non vedi? Leggimelo tu. Caro e illustre collega, Jules Mosley ha confessato. Non so come ringraziarla della sua fattiva collaborazione. Mi auguro di avere presto l'occasione di rivederla. Buon viaggio anche alla sua amabile e simpatica signora e... E buona vacanza, finalmente. La Rete 2 della Radio Svizzera ha presentato Buona vacanza, commissario Maigret, libero adattamento radiofonico di Enrico Colosimo da Maigret s'amuse e Orage sur la Manche di Georges Simenon. I personaggi e gli interpreti erano il commissario Maigret, Adalberto Andreani, la signora Maigret, Flavia Soleri, il commissario Fontaine, funzionario della polizia di Dieppe, Diego Gaffuri,
il brigadiere Sellier, sottufficiale della gendarmeria di Dieppe, Gianmario Arringa, la signorina Otard, proprietaria della pensione, Anna Maria Mion, Irma, cameriera della pensione, Anna Bonen. Gli ospiti della pensione erano Émilie Mosley, Mariangela Velti, Jules Mosley, Vittorio Quadrelli, John Miller, Giancarlo Meda, Germaine Molineau, Gabriella Franchini. Gustave, marinaio, Mario Baio, Victor, proprietario del bar Chez Victor, Mario Rovati, Colette, cameriera del Chez Victor, Antoinette Werner. Sonorizzazione Claudio Laiso. Realizzazione tecnica Alessandro Caroli. Montaggio Mauro Tajana. Regia di Enrico Colosimo.